E bella proprio YouTube, qui presunto e benvenuti in questo quarto episodio della Beastcraft, la mia serie vanilla in cui tutte le cose che faccio off camera, questa volta sono ben 5 ore di lavoro, apriranno qui in alto a destra. Iniziamo subito salutando Gioco Sporco. Ciao Gioco. Abbiamo chiesto aiuto a una persona che almeno ha una serie decente per creare uno spawner veramente molto comodo, ovvero è nella zona dei chunk sempre caricati, quindi sarà veramente molto attivo. E ho trovato qua in questa zona uno spawner di scheletri, esattamente in teoria da queste parti. Ecco, mi sono già perso. Eccolo là. E quindi là c'è uno spawner di scheletri e Gioco ci aiuterà a fare i bei lavori. Quindi lo ringraziamo, adesso andiamo a prendere il cibo perché non ho cibo. Allora, io vado dagli scheletri a far visita. Pronto, scheletri? Opra, torce dappertutto. Nella prima cassa, niente, va bene, un disco e una sella. Quindi dai, ci hai portato anche abbastanza fortuna. Gioco continua a entrare e uscire. E vai, ecco, abbiamo anche sbagliato mondo, quindi dopo dobbiamo mettere il mondo giusto. Perfetto, rieccoci qui, finalmente siamo riusciti a farlo entrare. Ho dovuto caricare il mondo al posto del server della casa, però va bene. Qua sotto c'è la farm di mucche, se vuoi suicidarti, guarda, un buon posto. Perché non riesco a saltare. Ho seguito il consiglio di Suri, quindi abbiamo fatto quel buco in modo da buttare giù direttamente le pecore e le mucche. E così ci abbiamo impiegato molto meno tempo, visto che erano le spawnate. Purtroppo non abbiamo ancora tanti materiali, quindi se vuoi farti un'armatura, fatela pure. Una seconda cassa, guarda, qua sopra sono i drop e le cose varie. Qua in mezzo roba redstone e minerali, e sotto i blocchi. Ah, tranquillo, tanto ne ho trovato parecchio off camera. Infatti ho lavorato parecchio. Le ossa le devo tirare fuori perché dopo devo fare le cose. Il grano lo porto giù di sotto. La sella, va bene, devo fare un'altra cassa il prima possibile. Anzi, non fare pane, lo raccogliamo, cioè lo utilizziamo per la farm di mucche, danno di più. Ok, andiamo giù dalla farm di mucche, così almeno mostriamo che funziona. Anzi, è diventata farm di lana, a dire la verità. Sì, perché ti spiego, perché quando sto là da mangiare produce più la farm di ragni che la farm di coso. Perfetto. Ok, mi va bene, non mi lamento, tranquilli. Rimettiamo qua il grano, andiamo a vedere quanto ha prodotto la farm di queste. Ecco, abbiamo quasi 3 stack di string, 2 stack e qualcosa. Ecco, abbiamo un po' di picconi che non sono riuscito a finire perché mi ero imposto di finire 21 picconi, invece ne ho fatti solo 9. Ho trovato ben un po' di redstone. E quindi adesso insegniamo a Gioco un piccolo trucco del mestiere. Quindi prendiamo un po' di redstone, andiamo su e ti faccio un piccolo portale molto bello. Ti do un compito molto difficile, devi craftare 2 pistoni. Non voglio sbagliare con l'ossidiana perché dopo non ho neanche più con il diamante attualmente, perché l'ho in miniera, me lo sono lasciato là. Intelligenza bestiale io. E ultimo. Tac, perfetto. Oggi vediamo come fare il portale automatico più compatto al mondo. È una versione creata da Peony e sistemata da Bruno, quindi ringrazio Brubri 1234 che trovate come sempre qui in alto a destra, e anche Gioco Sporco, giusto, me l'ero dimenticato, e quindi in alto a destra qua trovate Gioco Sporco. Adesso 2 compiti difficilissimi, sai cosa? Devi riuscire a fare 2 archi, dai, o 3, 2, per fare i dispenser. È bello che io non sto facendo tutorial. Allora, un coso verso da questa direzione, un coso verso in questa direzione. Va bene, avete capito, chi sta guardando capisce. Beati coloro che riescono a capire solo guardando, io non riesco. Non ho i repeater. Ok, grazie mille. Mamma mia che velocità. Calcola che sarei ancora a prendere la gravel io. Mettiamo una torcia in questa posizione in modo che dia energia anche questo pistone grazie a un bat, molto comodo. Perfetto. Dopo dobbiamo mettere un blocco da circuiti, quindi vado a prendere la cosa levigata. La cosa significa la diorite. Devo fare il ripetitore, quindi mi serve la stone che c'è qua dentro. Guarda che collaborazione. Perfetto. Dopo lo mostrerò in creativa, così almeno è più facile vederlo in un altro mondo così. Questo distruggiamo. Allora, qua c'è il pezzo di redstone che avevo messo sopra alla torcia, ok? Avete capito tutti? Qua sopra mettiamo un'altra torcia di redstone. Qua andiamo avanti di un blocco e ci mettiamo un ripetitore settato a un tick di delay. Un ripetitore, grazie, non voglio illuminare, almeno dopo mi servirà illuminare.
Ok, ritorniamo dentro, guardiamo in su e mettiamo un pistone in questa posizione verso il basso. Inoltre facciamo un blocco di redstone e lo mettiamo là. Va bene. Adesso faccio una leva così instant sul momento e in teoria abbiamo già il nostro portale del Nether. Quindi basta semplicemente mettere gli accendini, e io non ho il ferro perché me l'ha fregato tutto il gioco, caro. Ah, quantità industriali di ferro. Va bene. Problema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecco, e ho fatto 9 acciarini, alla faccia quanti sono, perché non sono staccabili. Li mettiamo dentro quello vicino alla leva e bim bum bam, il gioco capirà il motivo. Tac, spento, tac, acceso, acceso, spento, con solo un blocco dietro. Quindi più compatto di così non si può fare. Va bene, gioco aiutami tu, divertiti, ti lascio tutto quello che posso e te libero di far tutto. Intanto io dico anche che ho trovato quello spawner che forse ho mostrato nella clip precedente, non me lo ricordo se l'ho mostrato, dove praticamente abbiamo trovato uno spawner. Vai, bello. Adesso faccio anche 2 secchielli, uno per me e uno per gioco. Mamma mia come si va veloce però in due, non me l'ero mai immaginato. Gioco insegna Bis a giocare a Minecraft. Adesso guardo quanto siamo di registrazione, siamo già 20 minuti. Va bene, ok. Ok, grazie mille pecore. Vi lascio là quei piccolini così almeno così. Guardiamo se qua c'è un po' di carne, esatto, la porto su a gioco. Log. Adesso mi uccide? No, non uccidermi, non uccidermi. Shift. Non ci credo. Ah, ho preso un blocco di soldi. Ciao. No. Non dirmi, là c'è già una fortezza? No, non è una fortezza. Bene. Buonanotte. Sì, ho preso un blocco di sabbia delle anime. Infatti, se ci lanciamo degli oggetti, vanno sotto nella fornace. Quindi non si possono cuocere, mi dispiace, gli scalini. Comunque, è una cosa molto utile che utilizzeremo per uccidere o non uccidere in modo AFK i mob. Quindi la farm di scheletri, noi porteremo gli scheletri in su grazie a un ascensore ad acqua molto semplice e dopo lo faremo cadere esattamente da 25 blocchi mi pare, e con questo blocco facciamo la differenza fra 25 e 24 in modo che o vengano uccisi sul colpo oppure basterebbe un colpetto di spada per ucciderli tutti in modo che diano o non diano esperienza, ma in entrambi i casi diano comunque il drop appena il piano di sotto. Intanto sto guardando che bella cosa sta facendo il gioco rispetto a quello che avevo fatto io. Ta 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 ta. Va bene, molto migliore di quello che mi immaginavo e qua funziona. E questo è l'importante. Quindi in descrizione trovate il canale di gioco come tutti i video, quindi non è che sia una grande novità, però va bene. Intanto io getto delle roba a gioco e vi dico che per questo video è tutto e subito inizieremo a fare quello dopo, perché altrimenti non posso sfruttare al massimo gioco. E quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.